Bentornati in questo countreggiante video tutorial. Qui parla Simone Bonomi e bentornati nella taverna di Accordi e Spartiti. E con questo video tutorial di chitarra proverò a spiegarti alla chitarra acustica con due tecniche diverse, plettro e tampic, perché il tampic è una tecnica country e quale brano più country di questo? Forse è proprio il brano country, un brano famosissimo soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Irlanda, anche ovunque. Io proprio mi ci immagino con un bel pick up a guidare sulle strade del West Virginia, ma cosa sto dicendo? Partiamo con l'introduzione. Il brano è in tonalità di La maggiore, infatti proprio il primo accordo è La maggiore, dopodiché Fa diesis minore, Mi maggiore e Re maggiore, per tornare a casa sulla maggiore. Li ripeto uguali, sostanzialmente ti ho già spiegato la strofa. Andiamo a vedere la ritmica con il plettro. Mi raccomando, plettro morbido. Qual è la caratteristica ritmica della musica country? Beh, sostanzialmente l'alternare il basso tra la tonica, cioè la nota che dà il nome all'accordo, e la quinta, quindi La. Prendiamo l'accordo di La, La maggiore, la nota fondamentale è La, la sua quinta è Mi, quindi alternerò La e Mi. E avanti così. Sull'accordo di Fa diesis minore la tonica è Fa diesis, la quinta è Do diesis, Mi maggiore, Mi e Si, Re e La. Primo step che ti consiglio di fare è quello proprio lentamente di alternare il basso con tutti gli accordi. Mi maggiore, eccetera eccetera. Una volta che ti viene questo passaggio con tranquillità, abbastanza, insomma, con discreta tranquillità, prova ad aggiungerci un colpetto in più sulla parte dell'accordo. Per ottenere una ritmica di questo tipo. E portala su di velocità. Gli accordi sono sempre gli stessi con una progressione leggermente diversa. La maggiore, Mi maggiore, Fa diesis minore e Re maggiore. Sempre cercando di alternare, come nella strofa, la tonica alla quinta dell'accordo. Eccetera, che pezzo fantastico. Vediamo due trick, perché con questa ritmica è molto facile sbagliare il basso. Se succede non muore mica nessuno, però cerchiamo di non sbagliare. Quindi il primo trick: quando ho l'accordo di La, io stoppo la sesta corda con il pollice, così sono sicuro di suonare la quinta e basta. Quando alzo il pollice suono anche la sesta corda, anzi la colpisco, quindi la mano destra è un po' più libera dal pensiero. Quando ho l'accordo di Mi, alzo, faccio un hammer-on con il medio sul secondo tasto della quinta corda. Una cosa di questo tipo, non sempre però. Fa molto country. Con l'accordo di Fa diesis minore c'è praticamente niente da fare, devi solo stare attento a indovinare i bassi giusti. Con l'accordo di Re io sbuco addirittura sulla quinta corda e stoppo sia la sesta che la quinta, in modo da suonare il basso di Re e il basso di La, semplicemente facendo un micro movimento del pollice. Questo movimento del pollice mi aiuta anche a stoppare basso e a non creare confusione distorsione e risonanze inutili. Quindi basso di re, basso di la, e quando ritorno sul basso di re la quinta corda è già stoppata. Se questo video tutorial ti sta piacendo, ti interessa e ne vuoi vedere degli altri, vuoi essere sempre aggiornato su tutti i video tutorial che Accordi e Spartiti pubblica, beh allora iscriviti al canale YouTube di Accordi e Spartiti, attiva anche la campanella delle notifiche così ti arrivano le notifiche e ci aiuti a crescere e a fare contenuti sempre migliori e sempre più carini. Grazie per l'iscrizione. Prendiamo ora il tampico, ovvero il plettro a pollice. Serve sostanzialmente ad avere l'effetto del plettro sui bassi, liberando il resto della mano che può arpeggiare tranquillamente. E siccome è una tecnica tipicamente blues, country, insomma questo genere qua, a me piace anche accompagnarla in questo modo. Ti farò vedere però semplicemente dei pattern che applicherai agli accordi, ovvero con l'accordo di La maggiore, quindi con la tonica sulla quinta corda, e riparto da capo. Con l'accordo di Mi maggiore, quindi anche con l'accordo di Fa diesis minore, che sono uguali perché hanno la tonica sulla sesta corda, faccio un pattern del genere. Quindi bassi, Mi, Mi, Si, Mi, con l'accordo di Re sposto delle dita, ovvero l'indice e il medio che vanno sulla seconda e prima corda. Prima, ma come spero tu ti sia accorto, l'indice era sulla terza, medio sulla seconda e anulare sulla prima. E il pattern è il seguente. Io ci metto questo abbellimento di un Re sus 2, però puoi anche andare dritto. Attenzione al pattern che ti ho spiegato, perché dipende in realtà da quanto dura ogni accordo. Quando l'accordo occupa tutta l'intera durata della misura, allora sì, puoi fare quei pattern che ti ho scritto. Quando invece dura la metà, il basso va un attimino capito. L'idea comunque è sempre quella di tenere un basso alternato. L'unica cosa che mi sento di dirti sul ritornello con il tampic è che è più facile, perché ho più tempo per fare il mio arpeggio. E quindi riesco a svilupparlo meglio e più facilmente. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Hai visto che anche sull'accordo di Re, ad esempio, ho tutto il tempo per sviluppare l'arpeggio, cosa che non avevo prima nella strofa. A questo punto ci manca solo uno special, lo farò con il plettro, tanto il principio è uguale per il tampic, e andiamo a vedere gli accordi perché ce n'è uno di diverso. E troviamo il Fa diesis minore, Mi maggiore, La maggiore, Re maggiore, La maggiore e Mi maggiore. Seconda parte, Fa diesis minore, Sol maggiore, che non c'entra niente con la tonalità di La maggiore, infatti avremo il Sol diesis minore. Anzi, facciamo così: se vuoi sapere che cosa c'entra questo Sol, chiedimelo qua sotto nei commenti e io ti rispondo. Dopodiché Re maggiore, La maggiore, Mi maggiore e Mi settima, che io prendo qua in posizione di Do settima, ma puoi farlo anche tranquillamente al primo tasto. I hear a voice in the morning hour. E con questa ultima sospensione ti ho spiegato tutte le parti che devi sapere per poter suonare Take Me Home, Country Road di John Denver, e dichiaro concluso questo tutorial. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lasciaci un bel pollice all'insù e qualche commentino carino qua sotto, che ci fa sempre piacere ricevere. Spero di averti fornito anche un paio di idee, un paio di spunti per poter accompagnare questo classico dei classici della musica country. Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine e noi ci vediamo ovviamente in un altro video tutorial di Accordi e Spartiti. Ciao!